I giovani di Croce Rossa del gruppo di Pescara hanno organizzato, in occasione della settimana della prevenzione, un'attività in piazza. A partecipare sono stati, oltre ai tantissimi pionieri, anche tutte le persone che si trovavano a passare. I ragazzi contattati hanno ricevuto un breve questionario multimediale in cui hanno imparato che per evitare di contrarre una malattia sessualmente trasmissibile esistono soltanto tre metodi: l'astinenza, la fedeltà di coppia e l'utilizzo del preservativo. Buonasera a tutti, siamo a Pescara nell'ambito delle attività di Croce Rossa che i giovani hanno organizzato per la settimana della prevenzione, la lotta contro l'HIV e contro l'AIDS. Abbiamo la fortuna di ospitare l'attore nazionale e testimonial della Croce Rossa, Mehdi, che molto gentilmente si offre di rispondere ad alcune delle nostre domande. Ciao Mehdi, so che anche tu sei un volontario della Croce Rossa, sapresti dirci in breve qual è la mission di questa associazione e cosa fanno i pionieri per realizzare tale obiettivo? Allora, la Croce Rossa nasce come organo di soccorso internazionale che si occupa quindi del soccorso a 360 gradi, che sia quello di primo soccorso in ambulanza, anche se effettivamente nasce come soccorso per le emergenze, quindi catastrofi naturali oppure emergenze umanitarie come le guerre. In specifico il corpo dei giovani della Croce Rossa si occupa della, diciamo, dell'educazione anche per la prevenzione, cioè per imparare in generale in tanti campi attraverso un'educazione giovane, veloce e facilmente comprensibile. Perfetto. Sapresti dirci qual è la metodologia di lavoro attuata dai pionieri e perché potremmo definirla vincente? Allora, i pionieri adoperano la metodologia della peer education. È una metodologia nata, insomma, per la comunicazione con i giovani, quindi i giovani che parlano ai giovani di tematiche magari che potrebbero trovare scottanti se parlate con un adulto. Quindi si parla anche, appunto, di prevenzione sessuale, si parla di molte altre cose, appunto anche di socioassistenziale, però giovani che parlano ai giovani, evitando così magari fraintendimenti, anche un po' di imbarazzi, e i giovani così si divertono anche nell'imparare cose molto importanti. Sappiamo che la settimana del 1° dicembre è dedicata alla prevenzione e alla lotta all'HIV. Cosa fanno nello specifico i giovani nell'ambito di questa settimana? Allora, i pionieri organizzano in questa giornata degli stand informativi con dei moduli, oppure vanno direttamente fuori ai locali, insomma, dove si radunano i giovani, per sensibilizzare sulla tematica delle malattie sessualmente trasmissibili, facendo anche, insomma, un piccolo divertente test a cui, insomma, chi si presta, per vedere anche la conoscenza, insomma, su questo argomento, chi si presta simbolicamente viene regalato un preservativo come, appunto, stemma della prevenzione. Leggo sui volantini che distribuite "impara l'ABC", che cosa vuol dire? L'ABC è l'unico metodo che hanno le persone per evitare le malattie sessualmente trasmissibili. La A sta per abstinence, che è l'astensione completa dai rapporti sessuali e da tutti i comportamenti a rischio. La B sta per be faithful, che è la fedeltà al partner, appunto, che garantisce la sicurezza a entrambi. E C sta per condom, che è preservativo, appunto, se tu non hai un partner fisso puoi tranquillamente avere rapporti, però usando sempre il preservativo. Perfetto, se dovessi racchiudere le attività dei giovani con uno slogan, che cosa mi diresti? Sceglierei sicuramente la salute e informazione e l'ignoranza e paura. Se, insomma, basta dedicare qualche minuto ai giovani di Croce Rossa, sicuramente così amplierete anche la vostra conoscenza di queste malattie estremamente trasmissibili e le eviterete facilmente senza paura.